stato. Quindi adesso iniziamo invece con i saluti istituzionali. Invito il presidente del Tribunale, i presidenti degli ordini, Unicredit, Banca Marche, la dottoressa Ragaglia sul palco per fare i saluti. Allora, ci siamo, leggo il saluto che ha mandato il sindaco di Ancona, l'avvocato Valeria Mancinelli, che non è potuta essere qui, ma che mi ha chiesto di leggere a tutti voi il vostro saluto. Autorità, signore e signori, porgo a voi tutti il benvenuto nella città di Ancona, che ha il piacere di ospitarvi in questi giorni per questo vostro importante convegno di studi. Ringrazio per aver scelto il capoluogo e la splendida cornice della Mole Manvitelliana per questo appuntamento che analizzerà una questione di grande attualità per la sorte delle nostre imprese che hanno dovuto fare i conti negli ultimi anni con una crisi senza precedenti, del tutto trasversale e che ha colpito indistintamente ogni ambito dell'economia, non solo italiana ma internazionale. Certa che la città saprà darvi un'adeguata accoglienza, auguro a voi tutti un buon lavoro. Il sindaco. Passo la parola al presidente, dottoressa Francesca Miconi, che ci porge i saluti da parte del Tribunale di Ancona. Buongiorno a tutti. A nome del Tribunale di Ancona, porgo il benvenuto a tutti i relatori, innanzitutto, a tutto il pubblico e agli organizzatori di questo importante incontro che ci consentirà di approfondire un aspetto molto importante, molto delicato, molto tecnico delle materie che occupano il nostro lavoro. Vedo qua gran parte dei professionisti con cui quotidianamente ci impegniamo nella soluzione della crisi delle imprese e con cui individuiamo le soluzioni dei problemi giuridici molto delicati, molto complessi che spesso si pongono. Mi sento a casa in questo ambiente nel quale ci sforziamo appunto di arricchire sempre la nostra professionalità. Mi aspetto molto dalle relazioni di imparare molte cose, quindi anche a nome della sezione commerciale del Tribunale che è impegnata in questa materia, che studia, approfondisce, ha dei giovani molto, molto entusiasti del lavoro. Lascio la parola quindi agli organizzatori e ai relatori. Buon lavoro a tutti e buona giornata. Grazie. Passo adesso la parola, ringrazio soprattutto la dottoressa Miconi perché è stata molto breve, siccome siamo veramente molto in ritardo perché abbiamo avuto un disguido, invito tutti ad essere veramente concisi nei saluti. E passo la parola al presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'avvocato Bacchiocco. Grazie e buongiorno a tutti. Saremo veramente molto brevi e innanzitutto vi ringrazio di avermi richiesto i saluti e sono veramente contenta di portarli perché questo convegno è uno dei più belli che di solito vengono fatti per quanto riguarda questo tema e quindi siamo nel tema fallimentare e l'Ordine degli Avvocati è veramente contento di poter partecipare e di vedere che gli sforzi di questa organizzazione sono veramente buoni e portano dei buoni frutti. Mi scuso comunque per non poter partecipare perché proprio per le immagini che abbiamo visto prima devo comunque correre presso la Corte di Appello per cercare di vedere delle situazioni di colleghi che sono veramente disastrati in questo momento. È importante, invece vi voglio comunque fare i complimenti anche perché in questo momento avete fatto in modo che
questo dramma possa essere superato anche attraverso questi convegni, in cui la partecipazione degli avvocati e di tutti gli altri è veramente importante per far sì che comunque la rinascita ci sia. E anche questo è uno degli auspici che tutto il Consiglio Nazionale Forense sta cercando di portare avanti. Vi ringrazio e vi auguro veramente un buon lavoro. Passo adesso la parola al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Dottor Stefano Coppola, a cui tra l'altro dobbiamo augurare un buon lavoro perché è stato appena rieletto alla Presidenza del nostro Ordine. Grazie. Grazie. Io vorrei ringraziare gli intervenuti e l'OCI e tutti coloro che si sono impegnati nell'organizzazione di questo convegno che ha un alto contenuto scientifico. Come è stato detto, il Consiglio dell'Ordine è stato appena rinnovato per i prossimi 4 anni, entrerà in carica rinnovato, io riassumerò la presidenza e per gran parte sarà rinnovato, ci sarà una rotazione di quasi il 50% dei consiglieri. Noi in questi 4 anni passati ci siamo molto impegnati e abbiamo cercato di supportare il Tribunale nella maniera migliore dal punto di vista organizzativo che potevamo fare, cercando di innovare il più possibile nell'ambito organizzativo, e di questi siamo contenti. Siamo stati un po' carenti dal punto di vista scientifico, nel senso che non ci siamo molto impegnati dal punto di vista scientifico nell'organizzare convegni e abbiamo fatto sotto questo fronte il minimo sindacale che l'Ordine poteva fare. Dobbiamo ringraziare di questo tutti i colleghi dell'associazione che invece si è molto impegnata sotto questo profilo e quindi ha consentito in questi 4 anni di tenere comunque alto il livello scientifico dei convegni. Per i prossimi 4 anni vorremmo su questo fronte impegnarci di più, quindi tutti coloro che vorranno organizzare i convegni o dare un significato dal punto di vista scientifico e dare dei contenuti a organizzare, sappiano che avranno sicuramente l'Ordine dei Dottori Commercialisti dalla loro parte con tutto quello che potrà fare. Grazie. Grazie. Allora, darei adesso la parola alle due banche che abbiamo, così poi alla fine chiude la dottoressa Ragaglia, che mi sembra giusto. Allora, passo la parola all'amministratore delegato di Banca Marche, il dottor Luciano Goffi, che ci porta i saluti della Banca Marche. Sì, grazie, buongiorno. Veramente sono lieto di portare i saluti di nuovo a Banca Marche a questo convegno che abbiamo ritenuto per noi interessante in qualche modo sostenere e stimolare, perché effettivamente i temi di approfondimento di oggi sono di una attualità e di un'importanza che non sfugge a nessuno, voglio dire. È veramente il tema su cui ci stiamo continuamente interrogando, collaborando tra mondo delle professioni e mondo del credito. La stagione della recessione, della crisi è lunghissima, gli strascici di questa stagione ce li avremo ancora, purtroppo, e ci siamo trovati e ci stiamo trovando ancora in tante situazioni in cui obiettivamente è difficile per tutti, sia per i professionisti che per noi, che per chi poi ci controlla e ci segue, conciliare due esigenze quasi contrapposte, no? Da una parte l'esigenza di tutela rispetto alle responsabilità che ciascuno ha e dall'altra però anche il dovere quasi sociale di cercare fino in fondo di salvaguardare il tessuto imprenditoriale, le imprese, l'occupazione. È non sempre facile perché il confine è labile e io nella mia esperienza vedo che quando si crea attorno al problema una sinergia forte dal punto di vista professionale, basata sul rispetto pieno delle regole e sull'intelligenza e il buonsenso dell'agire, ecco poi i risultati a volte vengono, voglio dire. Quindi approfondire questi temi secondo me è fondamentale e quindi mi complimento per chi ha voluto portare ad Ancona questo evento. Buon lavoro a tutti.
Passo la parola alla dottoressa Silvia Bernardi per Unicredit. Buongiorno. Io porto i saluti di Unicredit che è voluta essere qui e con piacere partecipa all'evento, anche perché, come ha detto il dottor Goffi, l'argomento è molto sentito soprattutto nella nostra regione, dove purtroppo diciamo, abbiamo avuto un triste primato nelle procedure concorsuali. Ecco, la collaborazione appunto con i professionisti serve al tessuto sociale, al tessuto economico, per far sì che le procedure poi vadano a tutelare tutti gli attori, sia le banche che i risparmiatori che i fornitori, e in questo possiamo davvero migliorare tutti, perché sia nella procedura ma anche in fase antecedente alla procedura, probabilmente un maggiore richiamo alla responsabilità un po' di tutti potrebbe migliorare sicuramente l'andamento del tessuto. Buon lavoro a tutti. Grazie, vi ringrazio. Allora, prima di passare la parola alla dottoressa Ragaglia, voglio dire due parole di ringraziamento al Comune di Ancona, che ci ha concesso il patrocinio e l'utilizzo dell'auditorium della Mole Van Vitaliana, agli ordini professionali per il contributo, il patrocinio, l'apporto e l'accreditamento dell'evento. Sono molto contenta delle parole che ha detto il Presidente Coppola per quanto riguarda il futuro di questi convegni, quindi sicuramente ci sarà una collaborazione. E ringrazio tutti gli sponsor, soprattutto quelli territoriali, quindi legati al territorio, ancora una volta in questo momento hanno comunque supportato questa iniziativa, quindi GoBid e tutte le banche di credito cooperativo marchigiane che ci hanno da sempre seguito, Nuova Banca Marche, Unicredit, tutti gli sponsor che da sempre ci seguono, quindi Fast Finance, la Colombo Finanziaria, Zucchetti e Novicento Editore. Li ringrazio tutti per aver consentito la realizzazione di questo evento. Faccio un ringraziamento a titolo personale, perché quest'anno devo ringraziare veramente di cuore il mio consiglio direttivo, tutto l'OCI, il gruppo di coordinamento dell'OCI, la dottoressa Edi Ragaglia, il dottor Luigi D'Orazio, per essersi impegnati veramente nella realizzazione di questo convegno, che non era per nulla scontato per me. A essere qui oggi e vedere tutta questa partecipazione alla realizzazione di questo evento in questo modo, devo dire che in quest'anno particolare sono veramente molto contenta e vi ringrazio. Passo la parola adesso alla dottoressa Ragaglia. Sì, si tratta di un convegno effettivamente non proprio scontato, non solo per una serie di problematiche interne, ma anche per lo stesso evento del terremoto. Devo dire che 15 giorni fa avevamo proprio pensato di abbandonare il progetto e quindi di abbandonare il tutto. Poi ci siamo detti no, dobbiamo andare avanti, dobbiamo farlo, perché abbiamo bisogno di lanciare appunto un messaggio di continuità, un messaggio di impegno, che è il messaggio praticamente che poi è la caratteristica un po' del nostro popolo, questo popolo marchigiano silenzioso che non assurge alle cronache, ma che in realtà è sempre lavora, sempre a testa bassa, è sempre presente. Non per lanciare polemiche, ma anche lo stesso evento del terremoto, alle cronache assurge, no? Il terremoto nella Valnerina e purtroppo non il terremoto nella nostra parte della regione. Sembra che qua non sia successo niente, invece avete visto paesi che erano ancora belli e oggi non ci sono più, è veramente devastante, è veramente triste. E abbiamo detto quindi andiamo avanti, perché questo è il messaggio, e peraltro è un po' anche nello spirito e nell'idea dell'OCI stesso, no? Noi siamo, lasciatecelo dire, un'avanguardia, forse no, però questa intellettuale di portare sempre avanti nuovi messaggi, nuovi stimoli, di credere in questa idealità dell'impegno, del confronto, del non arrendersi mai, e quindi di gettare sempre un sasso in uno stagno sperando che poi le onde della partecipazione, le onde dell'impegno, le onde praticamente del rispetto delle regole, della legalità, comunque arrivino da ogni parte, perché questo poi è la nostra idea di base fondamentale: parlare di regole, parlare di diritto, confrontarci, ma accanto a questo sempre riaffermare il concetto di legalità in ogni momento, in ogni ambito. E quindi quale occasione migliore poteva essere in questo momento parlare anche di responsabilità? Avevamo già organizzato appunto questo convegno sulle responsabilità, e quindi parlare di responsabilità in questo momento per dare un occhio, vedere praticamente
una visione più generale, anche più ampia, non solo nelle responsabilità solo sulla crisi, ma io voglio qui lanciare un sasso, voglio qui lanciare praticamente un'idea, forse una provocazione. Parleremo di crisi d'impresa e parleremo praticamente di responsabilità all'interno delle crisi d'impresa in una visione interdisciplinare, perché il diritto concorsuale è un diritto praticamente non settoriale, non è, c'è un aspetto penale, civile, contabile, ma deve essere visto praticamente in una visione unitaria. E quindi questo convegno è proprio il tentativo di vedere se sia possibile affermare un diritto, una visione praticamente interdisciplinare, perché la crisi investe tutti i settori. Ma voglio qui lanciare, come dicevo, la provocazione che è questa. Forse non sarebbe una cosa, ma guardiamo l'impresa. Ci dobbiamo chiedere, ma tutte le imprese dobbiamo salvarle, vanno salvate? È ora che invece cominciamo a dire che ci sono una serie di imprese che non possono essere salvate? Allora è il momento che incominciamo a dire che il professionista che segue l'impresa nella vita dell'impresa e che la segue poi nella fase praticamente anche della crisi diventi proprio il baluardo in qualche modo al rispetto delle regole e della legalità? Non è questa. L'impresa praticamente che per il conto economico, per un segue il business, segue il profitto semplicemente o per le regole del suo conto economico poi produce e riduce i suoi costi con l'illegalità, è un'impresa che va salvata? L'impresa praticamente che riduce i suoi costi per sversare, per far trasportare o affidare i suoi rifiuti praticamente a imprese mafiose o non mafiose che poi vengono però sversati non in discariche regolari, va salvata? L'impresa praticamente che costruisce male, oggi il ciclo del cemento, veniamo appunto dal terremoto, vediamo case che crollano, per carità il terremoto è un evento imprevedibile in cui l'uomo non può far niente, però ci sono tante costruzioni che hanno retto, costruzioni che erano state restaurate, ristrutturate, noi sappiamo, abbiamo avuto un altro terremoto nel 97, alcune hanno retto, altre no, per carità ci saranno varie situazioni, però c'è anche tanta costruzione fatta male, quindi quell'impresa che specula, che fa del business su tutto, business anche sulla realizzazione, sull'impiego di determinati prodotti, va salvata? Lo chiedo, lo lancio qua come un momento di riflessione. I ponti che crollano perché sono costruiti male, i cementi depotenziati, vanno salvate queste imprese? E qui dico, l'impresa evasore fiscale seriale, perché deve essere salvata? L'impresa che non paga l'IVA, e qui apro una parentesi a proposito di tanti discorsi che ci sono, ma sicuramente non compie un atto di illegalità. Non c'è qui un'appropriazione indebita, non perseguita con le forme dell'appropriazione indebita, ma va salvata? E quindi vorrei che questo fosse un po' l'aspetto, che proprio partissimo da questo momento di riflessione, anche per quello che ci capita intorno, perché è bene il business, ovviamente l'economia deve andare avanti, ma le logiche praticamente del profitto, come dicevamo, della redditività, non possono confliggere con determinate regole e valori che a mio modo di vedere, anche a nostro modo di vedere, perché ovviamente ne abbiamo parlato, sono essenziali, perché poi tutto questo ci si riverbera e praticamente impoverisce tutti, impoverisce il paese. Scusate questa digressione, ma la ritenevo doverosa. Bene, allora diamo inizio ai lavori e quindi invito i relatori. La sessione della mattina si occuperà della responsabilità degli amministratori, degli organi di controllo e degli istituti di credito all'alba della crisi, sarà divisa in due parti, ne parleranno la dottoressa Raffaella Brogi, giudice delegato presso il Tribunale di Prato, il dottor Fabio Di Vizio, sostituto procuratore presso il Tribunale di Pistoia, il professor Gianvito Giannelli, professore ordinario di diritto commerciale presso l'Università di Bari, coordinati dal presidente Alessandro Silvestrini, presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Lecce. Buon lavoro a tutti.